tu sei la nostra vita, noi siamo la fattura delle tue mani. Ti ringraziamo per averci guardato durante il viaggio, grazie per averci liberati dalla macchinazione di Satana. Ti ringraziamo, Signore, perché tu sei la nostra vittoria e il nostro liberatore. Presenza sia con noi in questo campo, perché tu benedica questo campo. Amen. E lo santifichi con la tua presenza e con la tua unzione. Amen. Che scenda sopra di noi. Amen. In questo momento, nel nome di Cristo Gesù, intervieni, Signore, facci sentire la tua meravigliosa unzione. In nome di Gesù. Nel nome di Gesù, la tua presenza, la tua presenza, la tua presenza, ciascuno di noi. Oh, grazie di cuore, grazie, Signore, per la tua benignità, per la tua bontà, per la tua fedeltà. Sì, sì. Oh, grazie per le tue compassioni, grazie per il tuo amore. E con noi, che parla ai nostri cuori oggi, lo Spirito Santo. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, alleluia, alleluia, nel nome di Gesù, amen, alleluia, grazie, grazie, Padre d'amore, grazie, eterno, amen, grazie. Diamo il numero 10. Cristo rompe le catene. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Praise the Lord. Praise the Signore. Potete accomodarvi. Gloria a Dio. Cristo rompe le catene. Cristo rompe le catene. Cristo rompe. Se il fondamento della vita mia sei tu, mi liberasti dall'inferno e dalla morte, come potrei dimenticare un mal Gesù? Cristo rompe le catene, Cristo rompe le catene, Cristo rompe le catene, e ci darà libertà. Dimenticarlo, mio Gesù, se il fondamento della vita mia sei tu, mi liberasti dall'inferno e dalla morte, come potrei dimenticarlo, mio Gesù, alleluia, Cristo rompe le catene, Cristo rompe le catene, Cristo rompe le catene, e ci dà la dimenticare un buon Gesù, se il fondamento della vita mia sei tu, mi liberasti dall'inferno e dalla morte, come potrei dimenticare un buon Gesù, Cristo rompe le catene, Cristo rompe le catene, Cristo rompe le catene, e ci dà la mi liberasti dall'inferno e dalla morte, come potrei dimenticare un buon Gesù, come potrei dimenticare un buon Gesù, alleluia, come potrei dimenticare un buon Gesù, alleluia, grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie Gesù. Leggiamo subito la parola di Dio. Amen. Che la Bibbia segua nella seconda Timoteo capitolo 3.
chi ha la Bibbia segua la lettura. Seconda Timoteo, capitolo 3, dal verso 1. Gloria a Dio, alleluia. Benedetto il nome del Signore. Alziamoci in riverenza alla parola di Dio. Seconda Timoteo, capitolo 3, dal primo verso. Alleluia, grazie a Dio. Seconda Timoteo, capitolo 3. Gloria a Gesù. Amen. Alleluia. Grazie, Padre. Alleluia. Amen. Il Signore sia lodato. Amen. Corruzione estrema degli ultimi tempi. Or sappi questo, che negli ultimi giorni sopraggiungeranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amatori di loro stessi, avari, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai padri e alle madri, ingrati, scellerati, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, incontinenti, spietati, senza amore inverso i buoni, traditori, temerari, gonfi, amatori del piacere anziché di Dio, avendo apparenza di pietà, ma avendone rinnegata la forza adesso, anche tali schiva, perché del numero di costoro sono quelli che sottentrano nelle case e cattivano donnicciuole carichi di peccati, agitate da varie cupidità, le quali sempre imparano, giammai non possono pervenire alla conoscenza della verità. Ora come Gianne e Giambre contrastarono a Mosè, così ancora costoro contrastano alla verità. Uomini corrotti della mente, riprovati intorno alla fede, ma non procederanno più oltre, perché la loro stoltizia sarà manifestata a tutti, siccome ancora fu quella di coloro. Amen. Vogliamo pregare un attimino. Signore, ti ringraziamo per la parola profetica, rivelatoria degli ultimi tempi. Amen, che tu ci hai posta davanti a noi. Sì, sì. Questa è la pura verità. Amen. Noi ci troviamo in questa epoca, sì, sì, che è l'ultima epoca nella quale Dio manifesterà il suo braccio forte e poderoso. Amen. Verso e nei riguardi della sua Chiesa. Amen. Alleluia al Signore. Ti ringraziamo, grazie, Padre. Mentre il mondo è già maturo per il grande giudizio del Signore, che sarà preceduto dagli svariati giudizi che a catena si scateneranno sopra tutti gli abitanti del mondo. Amen. Ma la Chiesa sarà risparmiata, la Chiesa sarà guardata, perché in quel tempo tu l'avrai già raccolta. Alleluia al Signore. Ti vogliamo lodare, vogliamo stare con te, gloriosi col Signore. Amen. Alleluia. Gloria a te, Signore. E se tu ne parto le tue Santo sei, state con gli occhi chiusi, mettetevi in comunione con Dio. E se ciò la capo le chiamo, c'è capo la capo, c'è capo la capo, e son tema ne spirito, grazie di cuore, Signore, perché tu hai spirito, ogni radice di amarezza, e metterai gioia e allegrezza. Amen. Te lo chiediamo per grazia. Sì, Signore. In nome di Gesù. E grazie, Signore. Grazie, Signore. Per la sorella Pina. Grazie.
grazie per la sua compagnia, benedici loro, pronto, si è benedetto da te. Amen, alleluia, si è guardato da Dio. Sentiamo la presenza di Dio, e lo Spirito Santo è qui in mezzo a noi, lo Spirito Santo è qui in mezzo a noi, sentiamo l'unzione qui, in mezzo di noi, e sopra di noi, intorno a noi, piccole e grandi, lodate il Signore, mettetevi in comunione con Lui, perché lo Spirito Santo vi vuole toccare, visitare, liberare, imbiancare. In nome di Gesù. Grazie, grazie di cuore, sulla sua presenza, sulla sua unzione, irresistibile, incontenibile per i nostri corpi umani. Spirito Santo è qui, volete piccole e grandi lodare il Signore? Non vi distraete, Signore, anima, dove il Signore, dove il Signore. Prese il sangue per te, ci fa tempo, prima di cosa, e se ti può portare, se può portare, e se non si può portare. Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, nessuno lo vedrà, nessuno. Grazie, grazie Signore, lo Spirito Santo, glorificato tu. Christi Church, the perfect, the living hearts, as we turn to our Jews, our devoted flesh, the Lord Jesus Christ, that sings in practice this, I come to church, the Savior, glory to Jesus Christ, every time the Spirit is, at least, Margaret Carnage, Deus que está com o Fábio Anjai. Glória de Deus que te chama. O Benício que explica. A Recife Santidade. A Recife Santidade. Diz que seu Fábio é a Recife Santidade. A Venezcans é a Recife Santidade. Diz que Santidade. 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 Jesus Christ is a prince in his land of age. When does that thing say? In Jesus Christ. Thank you, parents, Lord, be changed. Thank you, speech. This is my compound. The type of angel. The Christ, presence class. Parent calling us now. Our glory to God. Jesus Christ, the Lord bless you. In Jesus Christ, to give the Father, the prophet angel, baptize in Jesus Christ, the Lord blesses Jesus calling sometime loving jealous. Living jealous to your sons in Jesus' name. Amen.
Amen. Amen. Amen. Che il Signore sia lodato. Amen. Amen. Accomodatevi. Ci intratterremo solo un breve momento. Capevoli di essere proprio nei tempi nei quali l'abominio sarà grande e il peccato corroderà le famiglie che fino a poco tempo fa erano moralmente sane, ma il Dio salvaguarderà tutti quelli che sono suoi. Amen. Che gli appartengono. Amen. Secondo la prescritta legge della preconoscenza di Dio, perché è scritto che Egli ci ha eletti prima ancora che fondasse questo mondo. Egli già ci preconosceva e sapeva che in questo tempo dovevamo credere nel suo nome. Amen. E dovevamo accettare con tutto il nostro cuore la salvezza che Egli ci ha data gratuitamente per mezzo del suo prezioso sangue. Ringraziamo il Dio perché tutte le bibliche promesse si sono adempiute in ogni tempo. Così le profezie che riguardano il tempo della fine si stanno avverando sotto gli occhi nostri. Noi stiamo vivendo le ultime ore della divina pazienza, per cui vogliamo fare l'ambasciata per Cristo ad un mondo desideroso di pace e di salvezza. Perché il Dio, avete già letto e udito, ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Il dilagarsi del male e quindi della corruzione, della malvagità, della depravazione, della perversione che oramai che è chiamata ancora oggi Terra Santa è stata invasa da un'impietà veramente sorprendente. Ma il Dio sapete che ha stabilito un tempo nel quale tempo Israele accetterà il Cristo, il Messia, il Salvatore, proprio quando Egli in forma fisica ritornerà visibilmente fra gli uomini. E allora Israele, tranne quelli che durante la grande tribolazione, e questi sono i 144.000, 12.000 per ogni tribù di Israele, il rimanente di Israele crederà in Cristo solo quando lo vedrà con gli occhi propri, e la scrittura dice e ne farà cordoglio. Gloria a Dio, è buono il Signore. Quindi anche in Israele lo stupro, l'aborto, i furti, le rapine che si commettono ogni giorno hanno raggiunto
dei numeri incredibili. Ma il Signore prepara la sua amata sposa. Dio scamperà la sua Chiesa da tutte le cose che stanno per avvenire in questo mondo che si allontana sempre più da Dio e si separa dalla sua presenza, si svia dai suoi comandamenti. Anzi, tutti quelli che ancora vi credono, tutti quelli che affermano che la parola di Dio è verità, che è stata ispirata dallo Spirito Santo, che credono ai comandamenti del Signore e che ancora seguono l'esempio degli apostoli e di Gesù Cristo, questi sono chiamati conservatori, fondamentalisti, intolleranti, perché il vero cristianesimo di Gesù Cristo non tollera il peccato, ma anzi lo giudica e lo denuncia, come ha fatto Cristo, come hanno fatto gli apostoli del Signore, come fanno tutti i veri servitori dell'Iddio vivente. Amen. Ma noi vogliamo restare fedeli ai sacri principi della parola di Dio. Amen. E quello che constatiamo oggi, che la gente va dietro il piacere anziché di Dio. È la pura verità. Oramai la perversione è così grande che anche i piccoli fanciulli debbono guardarsi, perché vengono molti piccoli bambini a migliaia di migliaia violentati anche sessualmente. Siamo alla fine. Ringraziamo il Signore. Grazie, Signore. Perché una nuova dove deve cercarli e quando chiamarli. Ma il Signore vuole che ognuno di noi tenga gli occhi aperti sopra le astuzie di Satana. Satana oramai sa che il suo tempo è corto. Voi sapete che l'anticristo si va facendo strada nel mondo, può darsi che già a una certa età, ma che deve essere manifestato. Ma io credo che probabilmente l'anticristo già esista, solo che deve essere manifestato. Infatti nel mondo si parla di qualcuno che quando parla fa scioccare la gente e addirittura conclude i suoi discorsi dicendo pace, pace. Voi sapete cosa dice la scrittura, è vero? Gloria a Dio. Ora quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, voi non avete bisogno che ve ne sia scritto, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Perché quando diranno pace e sicurezza, allora di subito sopraggiungerà loro perdizione come i dolori del parto alla donna gravida, e non scamperanno affatto. Anticristo si fa fede e non sia manifestato l'uomo del peccato, il figliuolo della perdizione, l'avversario che si innalza sopra chiunque è chiamato Dio, però è scritto in minuscolo, perché il vero Dio è grande. Amen. O divinità, talché siede, ascoltate, nel tempio di Dio come Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Non vi ricordate voi che essendo ancora fra voi io vi dicevo queste cose? Ed ora voi sapete ciò che lo ritiene, a ciò che egli sia
manifestato al suo tempo. E il tempo si sta maturando. Perché già fin da ora opera il mistero dell'iniquità. Soltanto colui che lo ritiene al presente deve essere tolto di mezzo. Ed allora sarà manifestato quell'empio, il quale il Signore, ascoltate bene, il quale il Signore ridurrà al niente per l'apparizione del suo avvenimento, del quale empio l'avvenimento sarà secondo l'operazione di Satana, con ogni potenza e prodigi e miracoli di menzogna e con ogni inganno di iniquità in coloro che periscono, perché non hanno dato luogo all'amor della verità per essere salvati. E però il Dio manderà loro efficacia d'errore affinché credano alla menzogna, a ciò che siano giudicati tutti coloro che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti della iniquità. Preparare la costruzione del tempio distrutto. Gloria al Signore. Vi ricordate quando è stato distrutto il tempio di Gerusalemme? Sono passati quasi 2000 anni, nel 70 dopo Cristo, per le mani di Tito, il generale romano. Gloria a Dio. Ma ecco che alla fine di questo tempo la parola profetica di Dio si compirà alla lettera. Vorrei ancora continuare a leggere nel libro di Daniele, dell'Apocalisse, ma non siamo qui per darvi uno studio biblico. Però mi premeva avvisarvi che siamo oramai giunti all'ora X. Non vi fate influenzare dallo spirito ridicolo di questo presente secolo, perché oramai sappiamo che l'abominio giungerà all'apice, ma il Signore guarderà i suoi. Amen. Da ogni contaminazione di carne e di spirito, e li guarderà in ogni tempo e li proteggerà e li coprirà col suo sangue prezioso, e la sua mano sarà stesa in favore di tutti quelli che veramente lo amano. Amen. Per questo vogliamo dire grazie. Grazie, grazie, grazie. Infatti oggi, come dice la Sacra Scrittura nel libro del profeta Isaia, non dite del male bene, perché oggi appunto il peccato è diventato come se fosse la santità, e così la menzogna come se sarebbe divenuta la verità. Ma la parola di Dio dice: non dite del male bene e dell'amaro dolce, perché il Signore fa una netta distinzione tra il santo e l'abominevole. Di ciò ci dobbiamo guardare, perché il Signore ci ha data la sua parola per poter vegliare, soprattutto perché lo cerchiamo in preghiera, e il Signore di questo ci ha dato un avvertimento certo: vegliando in ogni tempo, vegliando in ogni tempo, perché voi non sapete né il giorno né l'ora quando il figliolo dell'uomo tornerà. Gloria a Dio. Vi siete alzati presto stamattina. Amen. Il sonno vi cala, ma ora si allontanerà da voi, non vi preoccupate. Gloria al Signore. Alleluia. Dio è buono. Amen. Noi abbiamo un giorno davanti a noi e vogliamo stare
tutti quanti uniti Amen. Attraverso un solo legame, Amen. L'amore di Cristo Amen. È il legame della perfezione Amen. Insieme alla santità Amen. Che il Dio vuole abbondantemente Amen. Spandere sopra il suo popolo Amen. Perché in questo tempo vi è stata versata molta sporcizia sopra tutti gli abitanti della terra e i peccati contro natura sono all'ordine del giorno. Noi stiamo vivendo un tempo sodomico, quindi ci troviamo più e più che al tempo di Sodoma e di Gomorra. Infatti l'omosessualità ora non solo è tollerata e sopportata, ma addirittura viene confortata persino dai re, dai principi, dai governatori, dai capi di Stato. Ho letto un articolo di un uomo altamente riconosciuto nel mondo della politica della nazione della Danimarca, che si dovrà portare ora per le elezioni europee, è un autentico omosessuale. Addirittura è scritto in questo articolo, fra poco si dovrà sposare con un suo amico e insieme saranno uniti in matrimonio dal sindaco della loro città e si scambieranno gli anelli. Fratello, che ne dite? Il Signore alle porte. Amen. Questi estremi confini ormai sono giunti. Perciò il Signore avverte il suo popolo di tenere gli occhi aperti sopra le astuzie di Satana, perché nessuno cada nel compromesso, nessuno cada nella seduzione, nessuno si corrompa con i costumi depravati del presente secolo, ma anzi la Scrittura dice: chi è santo si santifica di più. Amen. Chi è giusto lo sarà ancora di più. E per questo ringraziamo il Signore. Grazie. Perché Egli ci ama d'un amore eterno. Amen. A Dio sol savio sia lode, gloria, riconoscenza nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Così ci alziamo e ringraziamo il Signore. Grazie. Che abbiamo trovata grazia agli occhi tuoi e siamo stati eletti con tutti quelli che di cuor puro invocano il tuo nome in tutta la faccia della terra. Grazie Signore, perché tu leggi nei pensieri del cuore e conosci pure le debolezze dell'anima e del come a volte veniamo coinvolti ed influenzati da certi strani spiriti che cercano di sporcare la nostra coscienza, di insudiciare il nostro cuore e di rendere la nostra mente alterata attraverso pensieri compromessi. Ma tu ci guardi come hai fatto in ogni tempo, lo farai in questo tempo. Facci del continuo cercare la tua faccia, facci del continuo invocare il tuo nome e il tuo nome sarà la nostra gioia e la nostra consolazione. Grazie Signore, grazie Signore, Signore, guarda il tuo popolo, guardalo ogni giorno nelle proprie case, nell'ambiente dove essi lavorano e si muovono, guardali quando essi si seggono e quando essi si alzano, Signore. Guardali a casa, nelle strade della città, dentro i loro mezzi e dappertutto, e che possiamo del continuo
riguardarti solo attraverso le sacre lettere della tua parola, la quale non tramonta, ma essa è sempre presente in ogni tempo e per tutta l'eternità. Ti ringraziamo perché abbiamo scelto di essere semplici come le colombe, ma attenti, ma prudenti, ma accorti come i serpenti, per guardarci bene da ogni lato. Resta con noi e benedici questa coppia di fratelli americani. La tua benedizione sia sopra di loro e sopra di noi, mentre ci accordiamo insieme e tu benedici le anime nostre e ci fai gioire una gioia incommisurabile. Accompagna i fratelli nostri di Sant'Andrea, proteggili, e ogni grazia te la chiediamo nel nome di Gesù, nostro Signore, benedetto in eterno. Amen. Dio ci benedica, ora muoviamoci nella pace e nell'ordine. Amen. Ti lodiamo per averci fin qui, dove possiamo veramente gustare la benedizione di Dio, l'armonia dei luoghi celesti, seppure questo luogo è solo una povera, misera immagine di quello che sarà nei luoghi altissimi. Facci essere fedeli a te, oh Dio, e facci del continuo dimorare nella tua santa parola. Benedici i cibi che tu hai provveduto, benedici la sorella Melania, la sorella Luisa, e benedici tutti i fanciulli del tuo popolo qui presenti. Grazie per i nostri fratelli di Sant'Andrea. Resta con noi e tienici nella gioia, nella calma, nella comunione. Grazie con tutto il cuore. Grazie. Nel nome di Cristo Gesù. Rimani con noi. Provvedi l'orfano, la vedova, il bisognoso, il disoccupato, il denutrito, quanti soffrono la fame e la sete. Ti preghiamo, nel nome di Gesù, gloria a Gesù, nostro Signore, gloria a te, benedetto in eterno. Amen. Amen. Buon appetito. Buon appetito. Appetito, grazie. Grazie favorite. Trapanese. Abbiamo detto che
Arrivo! Dammi solo la cotoletta! Non lo so! Ascoltate tutti, volevo significarvi un particolare. Oggi noi dobbiamo rimanere in questo luogo, non possiamo andare all'altro lato per una semplice ragione, che il fratello Ted, persona che voi conoscete, è la persona responsabile di questo campo, mi ha chiesto gentilmente di non far aprire il cancello al fratello Larry, perché non potendo lui esprimersi, se passa qualcuno di qua, chiede qualcosa, entra improvvisamente, non sa come reagire. Allora, onde evitare delle complicazioni al fratello e poi non essere giustamente giudicate dal fratello Ted, non mi sembra giusto davanti al Signore delicato oltrepassare questa raccomandazione che il fratello ci ha fatta personalmente. Non so se mi spiego. Se ci sono fratellini, sorelle che vogliono un gelato o qualcosa, allora magari uno o due fratelli si prendono la macchina, si spostano per un momento là, li vanno a comprare e ritornano. Ma per oggi dobbiamo pazientare, dobbiamo restare in questo campo, tanto se il Signore vuole ci verremo ancora. Perciò abbiamo pazienza, perché noi vogliamo, come vi ho detto, lasciare sempre il buon profumo di Gesù Cristo. Amen. Perché la chiesa di Aversa c'è stata qui sabato scorso, ma di qui non si sono mossi, perché la stessa raccomandazione è stata fatta a loro. D'accordo, fratello? Ora noi vogliamo ringraziare il Signore, dopodiché abbiamo tanti che ringraziamo, ti benediciamo, ti lodiamo,
perché siamo stati alla tua presenza. E per questo ti diciamo grazie, perché abbiamo goduta pace e riposo nel cuore. Grazie per il fratello Larry e la sua compagna. Vuoi tu benedirli grandemente? Grazie per la loro compagnia. Ricompensali per il loro sorriso, per il loro amore, per la loro prestazione. Benedici il caro fratello Ted e la sorella Marilena, lì negli Stati Uniti d'America. Affidiamo a te questo campo, perché continua ad essere benedetto dal Signore, e che ognuno ti sappia onorare con la propria santificazione e col proprio timor del cielo. A te ci affidiamo per ogni cosa, te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù, il nostro Signore, benedetto in eterno. Dio ci benedica. È vivente, no, non è morto, lo sento nel mio cuore, lo sento proprio qui, lo sento tutto intorno a me. Io sono allegro, allegro, sempre allegro, io sono allegro perché Cristo mi salvò. Con questo canto io canto alleluia, con questo canto do gloria al mio Signore, con questa lode io canto alleluia. Io sono allegro, allegro, sempre allegro, io sono allegro perché salvato sono. Io sono allegro, allegro, sempre allegro, io sono allegro perché Cristo mi salvò. Con questa lode io canto alleluia, con questo canto do gloria al mio Signore, con questa lode io canto alleluia, e sempre canto perché Cristo mi salvò. Io sono allegro, allegro, sempre allegro, io sono allegro perché salvato sono. Io sono allegro, allegro, sempre allegro, io sono allegro perché Cristo mi salvò. Con questa lode io canto alleluia, con questo canto do gloria al mio Signore. Con questa lode io canto alleluia, e sempre canto perché Cristo mi salvò, e sempre canto perché Cristo mi salvò. Numero 42, acqua della vita. Hey,
Eliseo, più basso. Sempre io verrò, seguitando Cristo il mio Salvatore. E la rosa sempre succhierò, e gloria al Signore darò. L'acqua della vita sempre io verrò, seguitando Cristo il mio Salvatore. Gioia del Signore, la mia forza è passare, la gioia del Signore, la mia forza è, la gioia del Signore, la mia forza è, la gioia nel cuore, mi dona la sua forza in nome di Gesù. Señor.
sua grazia è sempre tanta. Numero 49. Gloria a Gesù, alleluia. Benedetto il nome. Seguir la mia figlia.
tuo e me verso te. Nel suo amor il sangue è suo e me verso te. Nel suo amor il sangue è suo e me verso te. Accogliete la sorella. Io vi consiglio stavolta di andarvi a mettere lì, sotto quell'albero là. Va bene, ora noi aspettiamo che arrivano i fratelli, in modo che ci sia un incontro di preghiera per i fratelli. Sento che dobbiamo pregare, eh? Amen. Forza, sorella, alzatevi. E quelli che ti odiano alzano il capo, cospirano insidie contro il tuo popolo e fanno complotti contro quelli che ti proteggi. Dicono venite e distruggiamoli come nazione e il nome di Israele non sia più ricordato, poiché hanno complottato insieme con una sola mente e hanno fatto un patto contro di te. Le tende di Edom e gli Ismaeliti, Moab e gli Agareni, Gebei e Ammon e Amalek, la Filistia con gli abitanti di Tiro, anche la Sire si è aggiunta a loro per dare aiuto ai figlioli di Lot. Agisci con loro come facesti con Madian, con Sisera, con Iabin, presso il torrente di Kishon, i quali furono distrutti a Endor e divennero come letame per la terra. Rendi i loro capi come Oreb e Zeeb e tutti i loro principi come Zeba e Tisa al mondo, poiché hanno detto impossessiamoci dei pascoli di Dio, oddio mio, rendili simili alla polvere, del turbine, alla stocca in balia del vento, come il fuoco brucia la foresta e come la fiamma divora i monti, così incendiali con la tua tempesta e spaventali con il tuo uragano, copri le loro facce di vergogna affinché cerchino il tuo nome, o Eterno. Siano svergognati e pieni di spavento per sempre, siano confusi e feriscono, conoscono che tu solo il cui nome è l'Eterno sei l'Altissimo, su tutta la faccia della terra, Signore Salvatore. Amen. In questo pomeriggio, Dio, nella santa tua parola, Signore, oh Signore, ti chiediamo che tu ti elevi in gloria, Signore, sì, Signore, e rispondi, oh Dio d'amore, alle richieste dei nostri cuori, Padre, poiché tu che leggi il cuore degli uomini, sì, Signore, e sai intendere dentro di esso, sì, Signore, ti chiediamo aiuto e soccorso, Padre, magnificando il tuo nome tre volte santo, sì, Dio, ti chiediamo che tu sii in mezzo a noi, amen, pomeriggio, Padre, che Signore, anche se con poche parole, oh Dio, possiamo alzare a te, Signore, il nostro cuore, Signore, affinché tu, oh Dio d'amore, intendendo le anime nostre, amen, possa tu risponderci, Signore. Ti ringraziamo, Signore, grazie, come sei stato con noi fin da questa mattina, sì, Signore, grazie, come abbiamo potuto cercare la tua faccia, Signore, come abbiamo potuto cantare le tue lodi, Signore. Amen. Ora siamo alla tua presenza, oh Dio, e vediamo te, Signore, in mezzo a noi. Grazie perché tu ci attendevi a questo posto, Signore, e hai spinto il tuo servo Dio ad indicarci questo posto, Padre, per poter cercare la tua faccia. Grazie, Signore, poiché vedo te, Signore, in mezzo a noi, Signore, la tua presenza è qui, Padre, col tuo manto di gloria, Signore, con le tue vesti bianche, Padre, oh Signore, ti è attorniato di molti bambini, Signore. Grazie, Padre, perché tu fai di noi dei piccoli fanciulli, Signore, poiché così è scritto che se non si diventa come piccoli fanciulli non possiamo vedere la tua gloria, Signore. Facci essere come piccoli fanciulli, Signore, e dimorare in te che sei l'unico Dio, che sei il Salvatore delle anime nostre, che sei l'Eterno colui che non ti muti. Risplende il tuo volto su di noi, benedici questi tuoi figli, Signore,
facci tutti quanti uniti nella tua presenza, vienici in comunione con te, divora nei nostri cuori, Signore, e allontana da noi lo spirito tentatore. Ti preghiamo, Signore, che tu glorifichi te stesso, ti preghiamo, Signore, che tu salvi, oh Dio, che tu manifesti la tua grande onnipotenza, oh Signore Gesù, che tu ci liberi dai nostri nemici, come lo hai fatto in ogni tempo, Signore, hai liberato il tuo popolo, amen, in ogni tempo dai suoi nemici, visibili e invisibili, oh Dio, lo farai ancora in questo tempo, perché è il tempo di, Signore Gesù, della nostra tornata a casa, amen, l'ultimo tempo della tua pazienza, ti chiediamo che tu ci rendi liberi, Signore, ci prepari per il tuo regno, Signore, la tua gloria sta per venire, oh Dio, oh gloria al tuo nome, Signore, gloria al tuo nome, Signore, la tua presenza è qui, oh Dio, grazie, Signore, grazie, Signore, sei fedele, Signore, e nella tua potestà devi degli amarvi tale, oh Dio, coperto del tuo sangue precioso, Signore, innamorati della tua gloria, Signore, Signore, toccato Jesus, sì, Signore, chiedendomi la forza di non farlo più, Signore, chiedendomi, oh Dio d'amore, il discernimento, Signore, perché possiamo intendere, Padre, la tua volontà, Signore, facci, Signore, su tuoi figlioli, diletti i tuoi figlioli, amen, Signore, metti tu dell'olio eccellente nei nostri vasi, Signore, le nostre coppe tra bocca, oh Dio, oh Signore, tu sei la luce del mondo, Padre, e noi ti grazie. Al posto nostro potevi scegliere altri, oh Dio, invece ti sei compiaciuto di chiamare noi, Signore, di toglierci, oh Dio, dal nostro fango, Padre, dalle nostre forze, Signore, dalla schiavitù di Satana, oh sì, Signore, e ci hai liberi, Padre, facendoci, Signore Gesù, tuoi figlioli, amen, Signore. Grazie, Signore, poiché, Signore Gesù, Signore, siamo stati poveri e ci hai fatto ricchi, oh Dio, nella tua presenza, Signore. Amen, grazie. Oh Signore Gesù, eravamo deboli, ma ci hai dato la forza, amen, di poter combattere, Signore. E ti ringraziamo, Dio, perché le prove sono state dure, oh Dio, lo saranno ancora, Signore, ma tu continuerai a rimanere con noi, Signore, donandoci, oh Dio, la forza, oh Signore, di superare ogni ostacolo eterno. Glorifica il tuo nome, amen. Oh Signore, grazie, Padre. Grazie. Quante cose vorremmo dire, oh Dio, e molte con molte non sappiamo pronunciarci, Signore, ma tu, Signor Gesù, conosci ogni cosa, oh Dio, e ti preghiamo che tu intervieni sopra quest'opera, Padre, Signore Gesù, poiché essa, Signore, procede da te, oh Dio, ed è per questo che il nemico, Signore, l'ha turbata, Padre, ed è per questo che il nemico, Signor Gesù, ha cercato di distruggerla, Signore, ma tua, Signore, è stata la vittoria, Padre, e lo sarà ancora, Signore, chiamando a te quelli che a te appartengono, Signore, coloro che già sono scritti nel tuo libro, Padre, nel libro della vita dell'agnello, amen, Signore. Ti ringraziamo, Dio, grazie, Padre, grazie, Signore, poiché vedo un libro che si apre, Signore, oh Signor Gesù, è una mano che scrive dei nomi, Signore, amen, ma che siamo scritti i nostri nomi, alleluia, Signore, Padre, oh Signore, gloria al tuo nome, oh Dio, ti stai scrivendo con carattere, alleluia, Signore, gloria a te, oh Dio, gloria a te, oh Signore, Signore, oh alleluia al tuo nome, Signore, gloria a Gesù, gloria a Gesù, gloria a Gesù, gloria a Gesù, alleluia, gloria a te, oh Signore, grazie, Signore, benedici il ministero, Dio, benedici.
la prosperità nell'opera, ancora signori nel campo materiale, perché si abbia acquistato una tenda per la tua gloria, aiutaci signore, perché ti vogliamo servire con noi, abbiamo fatto esperienza nella tenda e sappiamo come è meraviglioso servirti, oh Dio, potente signore, donare la nostra vita piena a te signore, grazie, grazie, rimani con noi, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Praise the Lord, praise the Lord. Preghiere brevi ma di fuoco e di fede. Grazie perché fino al mattino, Signore, non ci hai lasciato e non ci hai abbandonato. Grazie per questo svago, Signore, che tu per grazia hai voluto donarci, oh Padre. Siamo davanti alla tua presenza, Signore, perché tu possa inondare i nostri cuori, Padre. Oh, scendi, Signore, qual è il fuoco della Pentecoste, Padre. Oh, sul capo di ognuno di noi, Padre. Vuoi tu benedire le anime nostre, Padre. Vuoi tu farci di vari consentimento, Padre. Di un solo cuore, Padre. Oh, di una sola mente, Signore. E di un solo spirito, Padre. Forma una catena, Signore. Oh, di Spirito Santo, Padre. E d'amore, Signore. Oh, siamo davanti a te, Padre, per fatto delle richieste specifiche, Signore, oh, ti ringraziamo, Padre, e ti benediciamo, Signore, per come tu ci ascolti, oh Padre, e come tu piano piano, Signore, oh, stai compiendo l'opera tua, Signore, oh, in ognuno di noi, oh Padre, disponi i nostri cuori, Signore, imbiancaci sempre più, Signore, facci diventare come piccoli bambini. Amen. Aiutaci a confidare in te del continuo, Padre, intervieni, Signore, ai nostri figli, oh Padre, falli crescere nelle tue vie, Signore, oh, tienili davanti alla tua presenza, Padre, a che non si allontanano giammai da te, Signore, ti preghiamo, Padre, tienili attaccati a te, Signore, come l'etera, Signore, vuoi tu visitarli, oh Padre, vuoi tu toccarli, Signore, con la tua continua a mandare liberazione, Padre, a coloro che ne hanno di bisogno, Padre, ancora vogliamo affidare a te, Signore, la nostra sorella Nunzia, Padre, e tu la raggiungi in questo momento, Padre, con la tua presenza, Signore, oh Signore, tieni la coperta, Padre, sotto il tuo sangue prezioso, Padre, oh Signore, fai gioire il suo cuore, Padre, che al più presto, Signore, possiamo vedere la ripiena del tuo Spirito Santo, Padre, e per quanti ti stanno aspettando, Signore, ancora mio figlio Nicola nelle tue mani, continua lì l'opera tua di liberazione, oh, di purificazione, Padre, fallo un nuovo credente, Signore, oh, ti prego il tuo figliolo, Padre, lo affido nelle tue mani, Signore, perché già mai ritorni indietro in questo mondo, Padre, perché questo mondo non ci dà nulla, Padre, e per noi sarebbe un dolore, Signore, oh, ti preghiamo, Padre, tienili sotto l'ombra delle tue ali, Signore, oh, custodiscili, oh Padre, intervieni, Signore Dio, ti ringraziamo, Padre, e ti benediciamo e ti lodiamo, Signore, perché degno sei, oh Padre, di ogni lode, gloria e onore, Signore, grazie per la sorella Anna, Signore, grazie per l'oglio, per Elisei, oh Spirito Santo, la famiglia Musso, Signore, la Signore Dio, Maiorano, Signore Dio, oh Signore Gesù, grazie, ancora Savarese, Cardinale, Signore, grazie, Benfenati, De Rosa, Signore, amen, davanti a te, Signore, Spirito Santo, provvedi, Signore, quelli che ne hanno bisogno, Signore, sostieni, Signore, battezza col tuo Spirito Santo, amen, alleluia, oh grazie, Signore, oh benedici. Amen. Oh, amen, grazie, Signore. Oh, alleluia. Facci pure come, puri come colombe, Signore. Amen. Voi astuti, Signore, come voi. Amen. Grazie, Signore. Nel nome di Gesù. Grazie, Signore. Grazie, grazie, Signore. Alleluia, grazie. Benedetto in eterno. Amen. Grazie.
Orroco bacia la Signore. Signore, se io non ci stavo qua. Spirito Santo. Signore, stavo. Spirito Santo. 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 Santo, Amen, alleluia.
Spirito Santo, Spirito Santo, onnipotente Spirito. Alleluia. Guarda, mi lascio di fare un po' la mia. Salvatore! Oh, c'è chi c'è? Se non si sente. Ma dove stanno i bicchieri grandi? Il nostro desiderio, Signore, oh Signore, aiutaci a servirti, Signore, benedicici, Signore, benedici il Signore stretti a te, Signore, riempici di te, Signore, riempici del tuo Spirito, Signore, oh Signore, guidaci secondo la tua volontà, Signore, oh Signore, benedicici, Signore, in questo giorno, benedici ognuno di noi, Signore, oh Signore, aiutaci, Signore, secondo la tua volontà, Signore. Guidaci, Signore, per mezzo del tuo amore, Signore. Amen. Oh, Signore, benedici il tuo servo, Signore. Amen. Oh, Signore, benedicilo, Signore. Grazie, dagli Signore la forza, Signore. Oh, no, Signore, l'aiuto necessario, Signore, per mandare avanti, Signore, ognuno di noi, Signore. Amen. Oh, Signore, grazie, chiediamo, Padre, Signore, che il tuo sangue sia sopra di noi, Signore. Oh, Signore, la tua mano potente sia con noi, Signore. Guidaci, Signore, liberaci da ogni cosa che ti dispiace, Signore. Amen. Riempici della tua volontà, Signore, in ognuno di noi, Signore. La tua volontà sia fatta in ognuno di noi, Signore. Rivestici della tua armatura, Signore, guidaci secondo la tua volontà, Signore. Grazie, grazie per ogni cosa, rimani con noi, nel nome di Gesù Cristo, benedetto. Amen. Grazie, Signore. Del tuo santo nome. Sì, sì. Oh, grazie, Signore. Vogliamo ringraziarti, oh Padre Santo, in questa giornata, perché ci concedi questi momenti, oh Signore, amen. E ci vuoi donare questa fratellanza, oh Signore Santo, e questo amore che solo tu sai darci, oh Signore. Amen, sì. Noi ti ringraziamo, Padre, perché in questo riconosciamo la tua mano, Signore. Riconosciamo la tua mano in queste cose, oh Signore, perché capiamo che tu ci vuoi dare una caparra di quello che sarà il tuo regno, Signore. Unite in quel luogo, oh Signore. Noi ti ringraziamo perché in ogni cosa ci sei al nostro fianco e ci conduci secondo il tuo volere, oh Padre, perché noi te l'abbiamo chiesto, Signore Santo, e ancora te lo chiediamo di darci discernimento, Signore, affinché possiamo capire sempre e intendere qual è la tua volontà, oh Signore, affinché possiamo condurci secondo i tuoi piani e portare a compimento ogni tua opera, oh Signore, che tu ci affidi alle nostre mani, oh Signore Santo, perché in ogni cosa tu ci fai partecipi, oh Signore, e noi vogliamo essere. Grazie, Signore, grazie, Signore, per i tuoi benefici e per la tua immensa bontà. Ti ringraziamo di questo stare insieme. Grazie, Signore. Ti preghiamo, consenticelo in altre circostanze, in altri tempi, Signore. Alleluia. Perché è gioia nel nostro cuore, sì, Signore, quando sappiamo, oh, grazie, di aver cercata, Signore, la tua faccia. Amen. Aver supplicato il tuo nome, Signore, di aver sentita la tua meravigliosa presenza. Grazie, Signore. L'unzione, la potenza,
la gloria è stata in mezzo di noi. Ora ti preghiamo, resta con noi. Benedice il caro fratello Larry con la moglie. Benedicili, grande. Grazie, Signore. Ristora i loro cuori, raggiungi i loro figli, benedici l'intera famigliola di questi cani. Alleluia. Accompagni i nostri amati fratelli in Sant'Andrea. Amen. Grazie per la loro compagnia, sì, Signore, per grazie. Il loro amore, per la loro comunione. Amen. Ricompensali perché tu hai una grande ricompensa per tutti quelli che t'amano. Grazie, e ti servono con tutto il cuore. Vogliamo ringraziarti, Signore, perché tu oggi ti sei manifestato e rivelato in mezzo di noi. Ora resta con noi, accompagnaci in pace mentre ci copri col tuo sangue prezioso. Alleluia. Ci liberi dal male e dal maligno. Nel nome di Gesù, preparaci per il culto di domani mattina. Che nessuno manchi dalla tua casa. Così come oggi siamo stati insieme e nella tua presenza, lo vogliamo ancora di più domani mattina per incontrarci con te ed udire la tua santa parola e correre con maggiore sete e maggiore fame spirituale. Nel nome di Gesù, ogni grazia noi ti chiediamo. Benedetto in eterno. Amen. Grazie. Dio ci benedica, andiamo in pace. Vieni qua.
Cosa, ma spegni.